Buongiorno e benvenuti all'informazione di oggi, martedì 16 settembre 2014. Le notizie della politica. In Calabria si voterà il 23 novembre per le elezioni regionali. La data è stata fissata dal presidente facente funzioni della regione, Antonella Stasi. La convocazione delle elezioni regionali si è resa necessaria dopo le dimissioni del presidente della giunta, Giuseppe Scopelliti, eletto nel 2010, presentate il 29 aprile scorso. Scopelliti, lo ricordiamo, si era dimesso a seguito della condanna a 6 anni di reclusione per abuso e falso nella qualità di sindaco di Reggio Calabria. Sempre politica, le dichiarazioni di Mimmetto Battaglia. Decisivo nella trattativa il ruolo del vice segretario nazionale Lorenzo Guerini. Con il Partito Nazionale, al quale va tutto il mio riconoscimento e la mia stima, stiamo lavorando per chiudere il cerchio in un quadro che tenga insieme i due appuntamenti elettorali, quello delle comunali e quello delle regionali. Parla così Mimmo Battaglia, lo sfidante di Giuseppe Falco Matà, alle primarie reggine e lascia intendere un suo possibile impegno in campo nell'ambito delle elezioni regionali, che si svolgeranno in contemporanea o subito dopo rispetto alle comunali reggine. Le criticità delle scorse settimane sembrano dunque superate. Battaglia rimane all'interno della coalizione del centro-sinistra, nonostante per qualche giorno si sia ipotizzato un suo impegno al di fuori della coalizione, a comporre un possibile terzo polo o addirittura con la maglietta del centrodestra. Nulla di più sbagliato. Sto dentro il PD, all'interno del quale si realizza il mio progetto politico, specifica Battaglia. La partita però, sia per la delicatezza della situazione, sia per le forti polemiche sollevatesi all'indomani delle elezioni primarie, vinte di un soffio da Falco Matà, è stata giocata quasi interamente sul fronte romano. Decisiva per questo l'interlocuzione con il vice segretario nazionale del PD, Lorenzo Guerini, che ha avuto la forza di mettere tutto intorno ad un tavolo, smussando gli angoli e provando a chiudere il cerchio. La notizia non è ancora ufficiale perché, come spiega lo stesso Battaglia, in politica può avvenire tutto il contrario di tutto, ma il risultato dovrebbe arrivare a giorni e l'ipotesi più accreditata al momento prevede un suo impegno in campo per le elezioni regionali e contestualmente una lista di sostegno al comune all'interno della coalizione guidata da Falco Matà. Nulla di più o nulla di meno di quanto ipotizzato alla vigilia delle primarie regine. Intanto il Dipartimento regionale della Presidenza comunica che il gruppo politico Diritti Civili, rappresentato da Corbelli, ha ritirato la lista e le candidature per le elezioni primarie. A seguito di ciò, quindi, le elezioni previste per il prossimo 21 di settembre non avranno luogo. Veniamo alla cronaca. Al termine di una complessa attività investigativa, personale della squadra mobile di Reggio Calabria, del commissariato di pubblica sicurezza di Condofuri, hanno tratto in arresto, in ottemperanza all'ordinanza di custodia cautelare, agli arresti domiciliari un uomo indagato per i reati di violenza sessuale aggravata, continuata e adescamento di minori attraverso la rete internet ed SMS telefonici. L'attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha origine nel novembre 2013, quando una donna ha sporto querela presso il commissariato di pubblica sicurezza di Condofuri, nella quale dettagliatamente raccontava di essersi accorta che attraverso un social network l'indagato rivolgeva alla propria figlia minorenne evidenti apprezzamenti fisici e delle avances di chiara natura sessuale. Nell'occasione la denunciante ha riferito di aver appreso sempre dalla figlia che le particolari attenzioni del soggetto erano rivolte anche ad altri due minorenni, alunne minorenni. Dagli immediati approfondimenti investigativi sono emersi anche altri particolari che hanno permesso lo stato di fermo dell'uomo. Senza un giustificato motivo, non avrebbero avviato alle elezioni o avrebbero consentito ai loro figli di assentarsi dalle stesse per un periodo superiore al 25% delle giornate, circa 50 giorni sui 200 previsti. È questa l'accusa rivolta nei confronti di 165 persone denunciate per l'inosservanza dell'obbligo di istruzione nel corso di un'operazione condotta dai carabinieri di Locri, che hanno svolto un monitoraggio in tutte le scuole dei 42 comuni ricadenti nel territorio sotto la loro giurisdizione. I denunciati sono i genitori di 88 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni, età sottoposta ad obbligo scolastico.
L'attività di controllo svolta dai militari delle compagnie di Rocella Ionica, Locri e Bianco ha riguardato gli anni 2012-2013 e 2013-2014. Diverse le motivazioni che spesso sono aggravate da condizioni socio-economiche difficili in cui i minori, svolgendo saltuari lavori, rappresenterebbero delle risorse per la famiglia, anche ad esempio nella mera gestione quotidiana di mansioni di controllo sui fratelli più piccoli. Tra i comuni maggiormente interessati dal fenomeno nell'anno 2012-2013 spiccano Stilo, Riace, Caulonia, Bianco, San Luca, Brancaleone, Antonimina, Careri, Locri e Siderno, mentre la seconda tornata di controlli, quindi per l'anno 2013-2014, il maggior numero di violazioni sono state verificate a Platì, Natile Nuovo, Ardore, Ciminà, Siderno, Caulonia e la sua frazione Marina, Grotteria, Gioiosa, Stignano, Marina di Gioiosa Ionica e Monasterace, nonché a Locri e Roccella. Quella punita dall'articolo 731 del codice penale, affermano i carabinieri della compagnia di Locri, è una condotta omissiva che consiste nell'impedire o non controllare che i figli minori frequentino le lezioni per un periodo superiore ai 50 giorni. L'inosservanza non solamente dell'obbligo dell'istruzione elementare, ma anche dell'obbligo relativo all'istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado comporta inoltre un illecito penale. Tantissima gente ha affollato il vecchio borgo di Gorio per la partecipazione alla Santa Messa celebrata da Don Giovanni Gattuso, arciprete di Masella e Montebello Ionico, e dall'amministratore parrocchiale Don Giovanni Zampaglione. È per rievocare momenti di vita trascorsi in semplicità e tanta serenità. Don Giovanni Gattuso, nella sua omelia, si è soffermato sulla croce che esprime il senso profondo dell'essere e del vivere cristiano. Prima della benedizione finale ha preso la parola Don Giovanni Zampaglione, che ha ringraziato il parroco Gattuso per la sua omelia e per le sue parole, il sindaco Zavettieri e tutta l'amministrazione comunale e tutta la comunità rogudese che ha partecipato con fede e preghiera al pellegrinaggio. Subito dopo la celebrazione eucaristica è seguito un momento di condivisione all'ostello con canti e balli al suono dell'organetto e del tamburello. I festeggiamenti proseguiranno con momenti religiosi e civili nei giorni 19, 20 e 21 settembre prossimi. In chiusura veniamo alle notizie che arrivano dallo sport. Il derby dello Stretto ha riportato tantissimi tifosi allo stadio, ma purtroppo non si gioca sempre contro il Messina. L'effetto Granillo contro il Messina ci ha portato indietro di qualche anno, quando il calore del pubblico, le gradinate gremite ed il tifo incessante spesso portavano la regina a raggiungere risultati inaspettati. L'esatto contrario di quanto accaduto invece negli ultimi anni, un calo pauroso di partecipazione, una indifferenza preoccupante, insieme ad uno scivolone della squadra che in 5 anni dalla massima serie è precipitata in Lega Pro. Poi il paradosso, probabilmente scaturito dal fascino di una categoria che ha visto la società Amaranto presente per tantissimi anni. Un entusiasmo in parte ritrovato, nonostante una scottante ed amara retrocessione. Il ritorno allo stadio, il sostegno a prescindere. L'apice contro il Messina, con circa 10.000 spettatori presenti, di cui 7.300 paganti. Una eccezione dettata evidentemente dal richiamo forte del derby per una rivalità sportiva che dura da sempre, la voglia di esserci per un match sentito da tutti. Un'eccezione, ma anche una grande opportunità purtroppo sprecata per un risultato beffardo che forse frenerà l'impeto e la voglia di tornare a riempire le gradinate del Granillo. Seppur alla terza giornata, la vittoria avrebbe infatti assunto un significato di rilievo, proprio per i presupposti che si erano creati. Squadra giovane, gioco frizzante, avvio promettente ed eventuale successo nel derby. Adesso invece cosa succederà? Intanto si aspetta la reazione di Insigne e compagni sul difficile campo di Lecce, ma la sensazione è che quei 7.300 paganti rimangano comunque solo una eccezione. E con questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione lo rinnovo a domani, sempre alla stessa ora. Buon proseguimento di giornata.